Ciao ragazzi, sono Emanuele, bentornati sul mio canale. Come promesso e già annunciato, sono qui per farvi la recensione di questo fantastico libro, quale è The Secret Fire, scritto da C.J. Dougherty e Karina Rosenfeld. C.J. Dougherty, lo ripeto, è la stessa scrittrice della saga di Night School. Karina Rosenfeld, ho sempre il problema di dire il nome, non so cosa abbia scritto, penso che non abbia fatto nulla che poi sia stato tradotto worldwide. E quindi oggi siamo qui finalmente, dopo il giveaway, posso parlarne. Allora, ho finito di leggerlo ieri sera, quindi è proprio una recensione fresca fresca come quelle che piacciono a me. Quindi, un po' di informazioni generali. Allora, il libro è edito dalla Leone Editore, costa 13,90€, ma su Amazon lo potete trovare intorno agli 11,80€, quindi un prezzo molto accessibile, soprattutto per un libro composto da 402 pagine. E infatti di questa cosa io ne sono molto molto felice, perché ultimamente è difficile trovare libri comunque abbastanza voluminosi, perché è stato un libro abbastanza lungo, ma bello. Ragazzi, credetemi, in questo libro non c'è stato un momento morto. Però adesso iniziamo con la trama. Ovviamente questa è una recensione senza spoiler. Allora, la trama ve la leggo perché appunto non vorrei rovinarvi nulla. Sasha Winters vive a Parigi e non può morire, almeno fino al suo 18° compleanno. Una maledizione infatti prevede che tutti i primogeniti maschi della sua famiglia muoiano al compimento della maggiore età. Fino ad allora, qualsiasi ferita il ragazzo subisca, il suo corpo si rigenera nel giro di pochi secondi. Dopo averlo scoperto, Sasha ha cominciato a trascurare la scuola e a vivere di espedienti, cercando di utilizzare la sua capacità per mettere da parte più soldi possibili per la madre e la sorella minore. Taylor Moncler è invece una brillante studentessa inglese che sta facendo tutto il possibile per essere ammessa a Oxford e che soffre sempre più spesso di fortissime e inspiegabili emicranie. Conosciutisi tramite internet, Sasha e Taylor provano un'istintiva simpatia l'uno per l'altra, ma terrificanti creature sono già sulle loro tracce per assicurarsi che i due ragazzi non si incontrino mai e che la maledizione si avveri per l'ultima volta. The Secret Fire è il primo dei due libri che compongono Le Cronache degli Alchimisti. Il secondo uscirà in Italia nella primavera 2017. Perfetto, allora, questa trama a me è piaciuta molto perché ultimamente nei libri le trame contengono sempre degli spoiler atroci, queste invece no. Come abbiamo detto, incontriamo due ragazzi, Sasha e Taylor. Inizialmente questi due ragazzi sono l'opposto proprio caratterialmente per il loro stile di vita. Andando avanti però ci rendiamo conto che sono sempre più legati l'uno con l'altra, ma non si capisce bene per quale motivo. Poi invece, con lo scorrere del tempo, sì. Allora, questo libro io posso dire che, avendo letto di C.J. Dougherty prima solo la saga di Night School, non è che potevo sbilanciarmi più di tanto, perché ok, una saga fantastica, ma avendo scritto solo quella, non è che potessi dire chissà cosa. Questa, che è la nuova saga di C.J., posso dirvi che C.J. Dougherty è una garanzia. Io mi rendo conto che non è abbastanza famosa in Italia quanto meriterebbe, ma fidatevi di me. Allora, io vi consiglio The Secret Fire se siete più sul genere fantasy, comunque anche cose paranormali, The Secret Fire di C.J. Dougherty. Invece, se preferite qualcosa che realmente può accadere, un thriller, vita di ragazzi in una scuola, Night School. Comunque anche qui la scuola è molto presente, infatti per alcuni tratti mi ha ricordato molto la saga di Night School e questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Stile di scrittura di questo libro, allora, lo stile di scrittura è davvero molto scorrevole, ti prende tantissimo. Sin dalle prime pagine, dai primi capitoli non puoi davvero smettere di leggerlo. Tant'è che l'avevo iniziato quando una settimana fa l'ho iniziato e per via dell'università mi ero rallentato molto la lettura. Ma da quando ho raggiunto la metà del libro, ragazzi, quando raggiungete esattamente la pagina 100, da quella pagina non potete più fermarvi. Infatti l'ho finito in 2 giorni. E quindi, ragazzi, davvero fantastico. C.J. Dougherty ha questa dote, che può essere una dote o può anche essere una cosa che ti fa odiare, che lei ogni fine capitolo lo fa finire con un colpo di scena. È una cosa bella, ma non è una cosa bella se tu vuoi smettere di leggere, perché ti rende impossibile mettere giù questo libro. Ma è davvero, infatti io quando l'ho finito di leggere ero tristissimo. Tra l'altro, cosa molto buffa che adesso vi voglio raccontare, che io avevo visto che le pagine, io guardo sempre, vedete, 404, però io non sapevo che questi fossero i ringraziamenti, quindi ero convinto che quando stavo leggendo la pagina 398 e 399, ero convinto che ce ne fossero altre. Quindi io leggo la 399, giro con molta enfasi
e dico ringraziamenti a tutti. No, ma come? È davvero finito? Ero convinto ci fossero altre pagine. Comunque ragazzi, allora, i personaggi sono davvero ben strutturati, anche i personaggi secondari davvero riesci proprio a conoscerli come se fossero realmente tuoi amici o persone che incontri per strada. Le descrizioni dei luoghi, ragazzi, mi sembrava di essere all'interno di questo libro. Anche nei momenti in cui comunque il fantasy prendeva piede, che quindi magari la storia te la fa sembrare più surreale, quindi non riesci a immedesimarti troppo, davvero, le descrizioni di questo libro sono un qualcosa di fantastico. Adesso io vorrei indagare un po' di più per capire se Karina ha scritto le parti di Sasha che sono ambientate in Francia, in quanto è una scrittrice francese, e CJ ha scritto le parti di Taylor ambientate in Inghilterra, oppure se hanno fatto proprio un mashup. Questa cosa a me interesserebbe molto, perché nei ringraziamenti mi pare di non averla letta, oppure non ho prestato attenzione. Comunque davvero c'è un'attenzione al minimo particolare che è qualcosa di sconcertante davvero, perché ti lascia senza parole. Leggi questo libro, comunque qualsiasi cosa di questa scrittrice, e lo senti proprio tuo. I personaggi adesso, quando ho finito il libro, io adesso sono un po' triste perché inizio un altro libro, ma non troverò loro, non li troverò. Mi è piaciuto tantissimo anche il fatto del titolo, perché io pensavo che The Secret Fire fosse un titolo che non avesse più di tanto un senso all'interno del libro, cosa più sbagliata, perché quando effettivamente si scopre questo fuoco segreto cos'è, io ho detto ma allora ecco. Quindi ragazzi, è davvero un libro molto valido per quanto mi riguarda. Fantasy, sì, è un fantasy, però non leggete questo libro se pensate di leggere qualcosa tipo, non lo so, ve la butto lì, Harry Potter, insomma, questi fantasy proprio radicati nella storia. Sì, è un fantasy perché si parla di maledizioni e volendo di poteri, ma comunque le scene in cui ci sono questi combattimenti, magari ci sono dei flashback in cui ti spiegano perché è nata la maledizione, tutte queste cose sono delle scene molto forti. Ci sono state delle pagine in cui io, sì, ok, le ho lette, però insomma, anche momenti in cui, vabbè, non fatemi entrare nei particolari, però comunque è un fantasy abbastanza strong, nel senso, non è un oh, facciamo una magia, no, questo non è. Anche perché poi il modo in cui viene strutturato il potere, si sviluppa sempre di più col tempo, la consapevolezza che i personaggi apprendono, il fatto che hanno questo legame così forte, non si riesce a capire per quale motivo, solo nelle ultime pagine si riesce a capire, che poi si scopre in un momento in cui non te lo aspetti. E quindi è stata davvero una bella idea. Secondo me questa è una storia molto originale. È una trama originale ed è stata strutturata anche in modo diverso da quello che io mi aspettavo. Infatti sono stato piacevolmente colpito, eh. Avevo tantissime aspettative, le ho superate. Ecco, facciamo un gradino allora, per farvi capire. Per me Night School, lo sapete, è a 10. Questo lo mettiamo a 9.8, per farvi capire. Siamo proprio lì lì, non lo supera perché Night School è nel mio cuore, ma ragazzi, questo libro è un mattone perché è abbastanza, insomma, impegnativo volendo. Però ragazzi, questa cosa mi spaventava perché ho detto santo cielo, è grande. Volendo è scritto anche abbastanza piccolino perché è tutto attaccato. Ce la farò a finirlo? Ce l'ho fatta anche in pochissimo tempo. E quindi questa cosa ha spiazzato pure me. La parte iniziale del libro, vediamo i personaggi che si stanno conoscendo, riescono a capire ogni volta che si incontrano e parlano tramite internet sempre di più. Dal momento in cui si incontrano, ragazzi, boom, la storia parte proprio e non si ferma più. Poi ci sono sempre queste creature che cercano sempre di impedire il loro incontro, le scene a volte sono anche abbastanza inquietanti, minacciano le famiglie, insomma, ti tiene davvero con il fiato sospeso fino alla fine, infatti devi divorarlo. Ragazzi, adesso non so più come dilungarmi, vorrei parlare molto di più, ma vi farei un sacco di spoiler ed è davvero brutto se vi dovessi rovinare questo libro, perché dovete godervelo dalla pagina 7 alla pagina 399. Però anche i ringraziamenti sono belli, quindi vi dico anche 404. E nulla ragazzi, io spero che voi abbiate fiducia in me come lo avete avuta per quanto riguarda Night School, e leggete questo libro. Un grazie immenso alla Leone Editore che lo ha portato in Italia. Se hai qualche potere, Leone Editore, metti un po' di pressa alla Newton Compton per far tradurre l'ultimo volume di Night School, ti prego. E nulla ragazzi, io adesso non so più cosa dirvi perché ho ancora le idee un po' tutte confuse su questo romanzo.
Sicuramente avremo modo, nel caso, di parlarne anche in altre sedi. E niente, io vi saluto, leggete The Secret Fire e noi ci vediamo presto. Ciao ragazzi!